Ma effettivamente che le forze dell'ordine abbiano bisogno di più fondi è sicuro. Io ho intervistato decine di esponenti che ci raccontano di macchine scassate, di divise che non arrivano, ma che questa cosa va fatta col 5 per 1000 e non con le tasse che paghiamo tutti noi italiani onesti, lo voglio ricordare, è un filino strano, non trovi Pietro? Beh, 5 per 1000 sono le tasse che noi paghiamo noi italiani No, onesti e voglio certo, ma cioè, ricordare no, che scusa, mi se sono uno non espressa male. specifica, Volevo dire, ci scusa, sono le voglio tasse. ricordare che se uno non specifica, certo, ma 5 per 1000 è una tassa, perché io non la pago volontariamente. E voglio ricordare che se uno non specifica a chi darle, va allo Stato, il quale Stato poi pagherà la polizia o chi per esso. Quindi io credo che, come il crocifisso, non sia una di quelle È cose volontario, dice Pietro Senaldi. fondamentali e che tira fuori. Sì, certo, e quindi io posso dare 5 per 1000 alla polizia, non la ritengo una cosa, diciamo così, fuori sopra le righe, non la ritengo una cosa così fondamentale, però nell'ambito della propaganda dell'opposizione è una cosa che ci sta. Poi io Perfetto. capisco anche che Salvini ha terrorizzato il quadro politico e quindi adesso che il governo che deve fare le cose continua a parlare di Salvini. Dice, ah, se Salvini non aumentava l'IVA, Salvini non ha mai detto che avrebbe aumentato l'IVA, ah, se Salvini non fosse andato al Papete, perché se fosse andato da un'altra parte i conti Ma dell'Italia sarebbero Salvini però migliori. facendo cadere Allora, il governo l'8 di basta, agosto Salvini l'avete mandato a automaticamente ha casa, esposto il paese ad una crisi Salvini istituzionale l'avete che avrebbe mandato a comportato un casa, aumento ora dell'IVA. sta a voi governare senza Salvini. Ma infatti è quello che stiamo Sta a voi facendo. governare senza Salvini. In grazia di Dio mi viene da dire. Vediamo con che risultato. Allora, sì.